bellissimo. Vediamo cosa risponde. Smettere, io sto lavorando e mi stai facendo perdere tempo. Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi avete un telefono. Ragazzi, prima che inizi questo video, vogliamo ringraziarvi per aver raggiunto gli 800.000 iscritti. Comunque, ormai il prossimo obiettivo è il 1.000.000 di iscritti, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate qui sopra la campanella per non perdervi altri video. E che dire, da me e mia sorella, alla prossima. Ciao! Come potete ben vedere, siamo fuori un grande centro commerciale, perché sono venuto per Elena, non so se la vedete, è tipo qui, perché ha detto che deve comprare qualcosa per il suo telefono. E voi sapete molto bene che Elena ci tiene molto al suo telefono. Infatti, vi ricordate quando in passato ho fatto finta di lanciarlo dal balcone? 2, 1. Oppure quando ho fatto finta di distruggere il suo telefono sotto una macchina? Quindi, siccome abbiamo visto che Elena non vuole che nessuno tocchi il suo telefono, oggi ho deciso di scambiare il mio telefono, questo qui, con il suo, per ben 24 ore. Andiamo, ragazzi! Ah, guardate chi sta qua! Elena, cosa stai facendo? Sto prendendo una cover per il mio telefono. Ma non ce l'hai già la cover? No, ne volevo un'altra. Sì, comunque lo sai che oggi il tuo telefono ce l'avrò io? Dai, no, dammelo. Il mio telefono è mio e non lo prendi tu. Sì, lo so che è tuo, però in questo video dovrò scambiare il mio telefono, questo qui, con il tuo. Ci stai? Ah, va bene, se ti do il mio, tu mi presti il tuo. Ok, per 24 ore, va bene? Ragazzi, ho il telefono di Elena. Ragazzi, sono le 11:51 e finalmente ho il telefono di Elena. Però sarà mio adesso per 24 ore. Quindi, come prima cosa, andiamo a cambiare lo sfondo. Adesso mi faccio dei selfie. Ovviamente ridicoli. Ragazzi, guardate cosa gli ho messo come sfondo. Ve la faccio vedere più da vicino. Comunque, secondo me questa foto ci sta un botto sul telefono di Elena. Voi che ne dite? Ragazzi, sono le 12:41 e siamo ritornati dal centro commerciale. Adesso farò una foto molto imbarazzante con il telefono di Remo e la pubblicherò sul suo Instagram. Remo, vedo che ti stai divertendo con il mio telefono. Eh già, è bellissimo. Comunque, visto che ora ci siamo scambiati i nostri telefoni, facciamo un gioco. Che gioco? Praticamente devi chiudere gli occhi e non li devi mai aprire, qualunque cosa io faccia. Ah, va bene, dai. Ragazzi, adesso pubblichiamo la foto su Instagram. Allora, andiamo qua. Avanti, avanti. E scriviamo: Remo fa rima con scemo, virgola, quindi è scemo. Piace 79 persone. Diamo cuoricini a tutti. Ragazzi, sono le 15:39 e praticamente mi è venuta un'idea. Ho deciso di chiamare mia madre dal telefono di Elena. Però voi vi starete chiedendo: come fai a imitare la voce di Elena? Beh, prenderò la sua voce da un suo video che abbiamo caricato su YouTube. E secondo me mia madre ci cascherà in pieno. Dai, su con lo scherzo. Sta squillando. Pronto, Elena? Mi sognetto, etto, etto. Elena? Elena, che fai? Con le pollicine tu giocherai. Elena, la vuoi smettere? Io sto lavorando e mi stai facendo perdere tempo. Mettiti a studiare, per piacere. C'è anche il polipetto e tu sei un bel bagnetto. Ah, chiuso! Credeva fosse stata Elena. Ragazzi, sono le 16:08 e ho deciso di scrivere a qualcuno su WhatsApp con il telefono di Remo.
Allora andiamo su WhatsApp. Ah, questo è il WhatsApp di Remo. Adesso vediamo a chi scriviamo. Dai, a Fabio. Gli scriviamo. Ah, sta pure online. Gli scriviamo. Sì, bellissimo. Vediamo cosa risponde. Sta scrivendo. Ha scritto bro. Gli mando dei cuoricini, vediamo. Sta scrivendo ancora, ragazzi. Grazie. Vediamo cosa gli possiamo mandare. Mi sono innamorato di te. Meglio. Gli mando dei baci. Chi sei però? Sono Remo. Con 5 O. Sono le 18 e 15 e ho messo questa nuova foto come sfondo del telefono di Elena. Vi piace? Ho messo anche a caricare il suo telefono perché si stava scaricando e mi sono anche cambiato. Però mi è venuta un'idea. Siccome sono sul letto e su questo letto c'è anche Checco, ho deciso di legare il telefono di Elena con questo fiocco qui, così farò giocare il mio gatto. Guardate. Checco! Ti piace questo? Vai, prendilo. Prendilo. Vedi, vedi, vedi come fa. Vedi, vedi. Telefono di Elena. Povero telefono di Elena, guarda cosa ti sto facendo. Bravo Checco. Ragazzi, sono le 22:36 e a fra poco dovrò ridare il telefono a Remo. Però per ultima cosa cancellerò tutte le app importanti. Allora, vediamo cosa possiamo cancellare. Allora, YouTube. Eliminiamo. Poi Instagram. Anche, vediamo cosa possiamo eliminare. Vediamo. WhatsApp. Sì, dai, lo eliminiamo. E direi che va bene.